Io sono Stefano Tortella, sono socio e direttore tecnico di Aegis, che è una società bresciana di progettazione. Io sono uno specialista della progettazione strutturale. Per quanto riguarda la domanda, la società si occupa, è veramente una società multidisciplinare. Ci sono tanti specialisti e che lavorano dalla pianificazione urbanistica alla progettazione architettonica, alla progettazione strutturale, alla gestione della sicurezza del cantiere, del fire safety engineering, insomma di tutti quei temi che ormai convivono a vario titolo in qualsiasi edificio, dal più piccolo al più grande, insomma a diverso titolo. Per quanto riguarda la penetrazione della tecnologia in una società come la nostra, il cambiamento del modo di progettare, beh, io faccio questo mestiere da poco più di 18 anni, sono maggiorenne, insomma, ma ho visto sulla mia pelle un significativo cambiamento del paradigma di progettazione. La tecnologia è sempre stata presente negli studi, dal tecnigrafo si è passati a AutoCAD per parlare del disegno. E fa parte del progresso. La domanda della società o gli avvenimenti che incontriamo durante la società si fanno promotori del progresso. Il collega ha citato il ponte Tacoma, abbiamo scoperto una cosa nuova quando è crollato. Per restare sul nostro territorio, il crollo della scuola di San Giuliano, in Puglia, Sì, ha certo. dato una grandissima accelerazione all'ingegneria sismica italiana, portandola a primeggiare adesso a livello di know-how, e questa accelerazione di richiesta ha portato con sé una necessaria accelerazione di sviluppo di strumenti tecnologici alla portata di tutti, perché rimanendo nel mio campo, quello dell'ingegneria strutturale, magari 30 anni fa comprare un software a elementi finiti costava 100 milioni delle vecchie lire, quindi magari tre studi potevano fare questo tipo di acquisto. Dall'ordinanza 3274 in poi, quindi dai primi anni 2000, la tecnologia delle analisi elementi finiti strutturali sono ormai il pane di tutti. Alla stessa maniera, la maggiore e crescente complessità nella progettazione degli edifici, la multidisciplinarietà che la norma e la società impongono, hanno portato alla ribalta nuovi strumenti tecnologici, che sono strumenti come ad esempio il metodo BIM. Sono strumenti, no? Che ormai, ripeto, non sono più imprescindibili e che però portano, come tutte le innovazioni tecnologiche, vanno controllate. Mi spiego, prima c'era l'architetto, c'era l'ingegnere e dietro di lui c'era lo strumento. Talvolta oggi invece lo strumento tende a sopravanzare il progettista. Quindi bisogna maneggiare con cura il paradigma per cui se un ingegnere o un architetto è in grado di usare uno strumento, allora è un bravo progettista. Questo è un tema che a me è molto caro, alla mia società è molto cara, perché è un aspetto critico che va, secondo me, molto ben gestito nelle moderne società di ingegneria e di architettura. Bisogna dare centralità al ruolo del progettista e il progettista moderno deve essere in grado di sapere quali sono gli strumenti a disposizione e poterli utilizzare. Questo chiaramente garantisce in tutto il ciclo di vita, quindi dalla progettazione poi all'utilizzo e alla manutenzione dei manufatti, una maggiore possibilità di controllo, purché si sia consapevoli di cosa si vuole controllare. Nel nostro piccolo, ad esempio, parlo della maintenance degli edifici, non sempre gli utenti finali di edifici anche complessi che si approcciano a questa nuova tecnologia BIM, che un po' probabilmente rappresenta in maniera popolare questo 4.0 dell'ingegneria e dell'architettura del mondo moderno, sanno di che cosa hanno bisogno, per cui ecco, vanno guidati.